It's a lot to answer, molto per rispondere. Lo facciamo in inglese, è un po' più facile. First of all, the book came my way. It came my way in different ways. I simply apparently had to make this film because people had talked to me about this book. I had bought it, but then somehow didn't keep reading it because me making a film in Italy seemed very far-fetched. Ciao a tutti, prima di tutto speriamo possa portare la gente al cinema, ecco, questa sarebbe insomma la prima missione. Parto dalla seconda domanda, poi arrivo alla prima. Cioè, per quello che mi riguarda, insomma, seguo tutti i giorni la pagina di Cinetel sperando che succeda qualcosa di incredibile e non succede, e credo che questo film abbia tutta una serie di caratteristiche che dovrebbero portare un amante del cinema e anche uno che lo ama un po' meno ad avere la voglia di alzarsi da casa e venire al cinema, perché l'altro giorno pensavo che vedere un film in 4/3 sull'iPad non deve essere una grandissima esperienza, cioè tipo così, e quindi ho parlato spesso di questo. Io sono innamorato del cinema prima da spettatore che da attore, vivo di cinema, appena posso il tempo libero che ho lo dedico a sedermi lì in mezzo e aspettare che si spengano le luci per godere di un'esperienza che per me è irripetibile ed è unica ed è importante, come dire, non convincere ma dare un motivo a chi magari lo è stato prima. Parlo anche prima del Covid, no? Perché secondo me è successo qualcosa di brutto lì. Parlo spesso del fatto che probabilmente molte persone si sono rese conto di non aver più tanto bisogno del cinema, perché ha detto, vabbè, ma se non ci sono andato per 2 anni forse posso pure continuare a non andarci. No, non è così, e bisogna, come dire, sfamare questa voglia che c'era di andare al cinema e farla tornare una realtà. Credo che insomma l'amore che tutte queste persone hanno messo nel film sia una prova tangibile di quanto vogliamo bene al film e di quanto una storia del genere meriti di essere raccontata e anche di farsi raccontare in questa situazione, non in una situazione casalinga o qualunque altra essa sia. Per quanto riguarda la prima, rispetto alle scelte cinematografiche, non credo siano cambiate molto, cambieranno molto le mie scelte cinematografiche, insomma quella è una cosa che ho deciso molto tempo fa rispetto al tipo di cinema che mi piace fare, che è un po' la stessa risposta che ho dato prima, è un cinema che mi piacerebbe vedere da spettatore, no? Non farei mai un film che non vorrei andare al cinema a vedere. E per quanto riguarda quella che è stata l'esperienza del film, non so, io ho detto già molte cose, insomma ci siamo ringraziati tutte tante volte, però mi sembra sempre doveroso ringraziare queste persone per il regalo che ci hanno fatto a volerci nel film, perché fare questo lavoro in una certa maniera e accompagnati da così tanto talento non è mai una cosa scontata per me, ed essere chiamato da Mario ed essere diretto da queste 2 persone qui per me è una benedizione del lavoro, è una cosa che non è scontata e non pensavo di poterci mai arrivare. Quando ho visto la Pava Moreau ho pensato, pensa che roba che sarebbe fare un film con questi. Eccoli. Quindi è stato incredibile. Sono d'accordo con Alessandro e mi unisco perché è difficile rispondere soprattutto alla prima, ma non è difficile rispondere alla prima domanda. Io penso che sì, no, è difficile rispondere, poi soprattutto per me mettere, non so, in maniera comprensibile i miei pensieri, però credo che in una qualche maniera per me vita e lavoro, no? Alle volte si sommano assieme e vivo molte volte come lavoro e lavoro molte volte come vivo, e quindi per me è un regalo dalla vita, dal lavoro, e aver incontrato loro, aver potuto lavorare di nuovo con Alessandro, aver lavorato con tutti loro, incontrare Paolo, rivedere Mario con cui avevo fatto il mio primo film, e quindi per me è seguire una direzione, cioè mandare non lo so, chiedere qualcosa in avanti o più in là, un passo più in là, e c'è una risposta dal cammino. non so, ho detto una roba così. E per il resto io, a parte poter dire una battuta che le montagne c'entrano meglio in uno schermo così, penso che per questo film trovo che il luogo naturale sia il cinema, ma per ogni film il suo luogo naturale, habitat naturale sia il cinema. Io ricordo tutti i film che ho visto al cinema, sia quelli che mi sono piaciuti che non mi sono piaciuti, perché ricordo un'esperienza di condivisione pazzesca, sia nel bene che nel male. A me quando c'è qualcuno che si distrae o tossisce o fa qualcosa mi agita, perché sono molto concentrato quando guardo un film, però è un'esperienza di condivisione unica, e quindi invito, delle volte magari può non essere semplice uscire di casa e andare al cinema, qualsiasi cosa, ma la trovo un'esperienza meravigliosa, sociale, molto importante, quindi invito per questo film e per tutti gli altri film di andare al cinema. Ancora prima con Felix e Charlotte, buongiorno a tutti. Sono i primi che ho incontrato ormai più di 3 anni fa, e forse se c'era un timore su questo progetto non era tanto sulla qualità della realizzazione, ma se che, insomma, era chiara vedendo i lavori fatti prima da tutte queste persone, ma era se ci saremmo incontrati umanamente, perché poi non è il mio mondo il cinema, però mi sembra un mondo dove ci sono degli ego molto grandi e a volte si fa fatica a farli stare insieme. Invece siamo stati bene insieme, ecco. Siamo stati un sacco in montagna, la montagna ci ha aiutati. Se questo film fosse stato girato a New York, anche i rapporti non sarebbero stati così amplificati. La montagna ci ha permesso di stare tanto insieme, camminare insieme è una cosa molto potente per i rapporti, questo ormai lo so nella mia vita. Stare insieme in alto, attraversare davvero a piedi questi luoghi che vedete nel film. E questo è successo con tutti. Prima con Felix e Charlotte abbiamo passato moltissimo tempo a cercare i posti del film, a vedere quel lago, quei ruderi. E poi con Luca io ho fatto un po' da allenatore, da istruttore di montagna a Luca, che è arrivato con altre esperienze, non era un mondo che lui conoscesse, e allora l'ho trascinato su per i bricchi, come si dice, pietraie, nevai, a mollo nella neve in pieno luglio, insomma queste esperienze che diventano indimenticabili. E si è così, il nostro rapporto è nato così, è nato con la montagna, è nato con una chitarra, è nato con un po' di vino, con tante cene, tanto tempo passato insieme. Poi è arrivato anche Alessandro, e per me, devo dire, ecco, oggi quello che l'ho visto tante volte il film, quando lo rivedo è un po', mi sembra un po' che quella casa che i due amici costruiscono insieme sia questo film, cioè che questi amici hanno costruito insieme questa casa che è il film, che è la grande gioia che ho io, che resterà sempre, e io potrò sempre tornarci come un rifugio. Quando ne avrò bisogno so che il film è lì e potrò tornare a starci un po' di tempo. Che tu devi fare incazzare il protagonista, tu non ti preoccupi di essere incazzato tu, perché lui è uno stronzo. Ma, oddio quanto è figo Borghi, devo essere incazzato perché deve essere bravo. No, tutti abbiamo i cazzi nostri, cioè tutti siamo protagonisti della nostra vita, no? Quindi in questo caso, cavolo, è tosto, perché io faccio il papà, faccio quello che il figlio deve ammazzare. Wow. E lì mi sono accorto, madonna, ma quanti anni c'ho? 48. Cosa? E quello è stato molto bello, e quindi interpretare il padre in questo caso, poi leggendo il libro, e poi è bello perché quando ho guardato il film, che si parlava di questo padre che aveva avuto appunto un'amicizia anche con l'altro figlio, no? E io ci ho creduto, però sono scene che non ci sono state. E quindi è stato strano, dicevo, Madonna, ma... cioè... Questo è quanto, grazie. Di affrontare poi insieme a Charlotte, che come vi hanno raccontato all'inizio non era così, poi loro si sono uniti in questo... di avvicinarsi all'Italia, stare in Italia, imparare l'italiano. Io ricordo ancora quando loro sono saliti con un camper su in montagna, da soli, solo per cominciare a capire come entrare in connessione con quel luogo, prima ancora di cominciare a scrivere. E quindi un grandissimo rispetto nell'entrare dentro un'altra cultura e impararla nel dettaglio. C'è una cosa nel dettaglio di come loro hanno anche percorso la lingua, perché questo non è un film in italiano, è un film che ha delle variazioni molto specifiche. Felix e Charlotte giravano per la valle andando a cercare quella lingua di quel villaggio. E quindi è quella non è solo cura per il proprio lavoro, ma è amore nell'entrare in connessione con qualcosa, ed è stata la base che poi hanno portato in tutto il resto del film. Oltretutto la bellezza di fare un film a quella volta, che è una cosa complicata, è una cosa difficile, prevede elicotteri, prevede situazioni in cui puoi girare o non puoi girare, prevede stare a contatto con le stagioni, capire quando, a quale quota e in che modo tu puoi girare, perché ad ogni quota, come scrive Paolo nel libro, ad ogni persona corrisponde una quota di questo racconto. E però questo vuol dire sapere quando, come, quel personaggio, come si relaziona a quella quota. E tutti noi in qualche modo all'interno di quella scala siamo entrati e fatto questo percorso. Ecco. Giovanni Villani, Letture Metropolitane. Una domanda per i protagonisti. Volevo sapere se anche dopo Non essere cattivo vi siete invertiti i ruoli. E mi permetto di dire che Caligari sarebbe molto contento. Grazie. Ti rispondo subito, volevo, se possibile, in maniera molto breve aggiungere una cosa che riguarda il lato produttivo del film, che per me è molto importante. Il mio percorso artistico, che ormai diciamo quello interessante, non quelle cagate che ho fatto all'inizio, dura da 7 anni, no? Da quando sono felice di fare questo insieme. Sono sicuro che il 90% dei produttori di questo paese ci avrebbero fatto fare gli interni della bar Madrolaa a Cinecittà, ci avrebbero fatto fare le robe a 3000 col blue screen, ma anche in America li fanno così, è per questo che poi insomma i film non restituiscono questa bellezza. Quindi è un ringraziamento, ma veramente di cuore, perché per me e Luca stare dentro quel posto per davvero è stato il segreto di questo film. Sentire quel freddo, sentire quella roba lì, non doversi immaginare di essere in un altro posto, ma avere la possibilità, che quella è una roba incredibile, che in Italia non si fa mai, di non dover simulare un'emozione, ma anzi lasciarsi investire da quella roba, perché bastava uscire fuori dalla bar, ma guardarsi davanti e la scena cambiava completamente, bastava guardarsi, no? E penso anche adesso quando, non so... Io adesso e Luca stiamo facendo tutte e due serie, no? Nelle serie questa roba non esiste, cioè tu fai Los Angeles a Torpignatara, poi fai Parigi a Frosinone, no? Ma tanto stai in interni, questo gli esomia, poi metto un green screen sulla finestra, è tutto immaginazione, è tutto simulazione. Qui non è stato simulato niente ed è stato un regalo incredibile. Questo è soltanto una cosa, perché è una roba che non succede mai. Per quanto riguarda noi, allora non ci siamo invertiti i ruoli. In realtà è successa una cosa un po' simile a quella che è successa su Non essere cattivo, perché pure lì c'era una leggenda che ci eravamo invertiti i ruoli, invece anche lì Luca era arrivato prima di me e stavano capendo quale ruolo dei due fargli fare. Quindi come è successo con Cesare e Vittorio, dove lui aveva portato tutti e due i personaggi, ma quando io arrivai lui era già Cesare, quindi io feci direttamente il Bruno per Vittorio. Qua io sono stato leggermente diverso, ma insomma Luca già c'era, già avevano un'idea di quello che avrebbe dovuto fare, stavano scegliendo. Poi io ho fatto un provino che è stato, e lo dico con estrema sincerità, uno dei momenti più belli della mia vita. Cioè, anche se non mi avessero preso per fare il film, per me quel provino valeva come averlo fatto, era una roba... Perché sapere che lì c'erano loro due ad aspettarmi, che c'era Luca a farmi da spalla in quella roba, è una cosa... È un po' quello che provai al tempo con Non essere cattivo, quando a farmi da spalla c'è stato Valerio Mastandrea. Cioè, si crea uno scambio che ti consente di non dover pensare a niente. E quel giorno, quel provino, sono successe delle cose incredibili. Sono successe delle cose... È stato un provino durato 2 ore... È stato un momento estremamente, insomma, veramente prezioso per me. E quindi sono arrivato, e poi dopo quella cosa io ho capito anche nel provino che forse la storia di Bruno era quella che avrei avuto più piacere a raccontare, ma perché lo sentivo una cosa molto lontana, sapevo che c'erano molte cose da imparare, insomma, e poi è successo così, che insomma Luca è diventato Pietro, io sono diventato Bruno, però ecco, non c'è stata un'inversione, c'è sempre che Luca arriva prima di me, questo sì, questo continua, insomma, ecco. Yeah, I mean, the first idea of everybody surrounding the movie, casting director and producer, and you too, was that you were inclined to do the other role, right? I mean, that's okay. Sì, io questo l'ho scoperto ieri quando l'hai detto, perché in realtà io non sapevo che il casting avesse pensato a me come Pietro, io pensavo che mi avrebbero visto per vedere quello, insomma, per capire, quindi in realtà la percezione di essere stato chiamato per Pietro io non ce l'ho mai avuta, capito? Quindi boh, forse sì, allora c'è stata l'inversione, no, io non lo sapevo, ecco, questo è. Luca, vuoi aggiungere qualcosa che non sia idem? O aggiungi idem? No. Non puoi dire idem. Sottoscrivo. No, ma è stato, non lo so, l'ho detto prima anche, credo, mi si fondono i giorni e le interviste nella testa, scusate. Ma questo è stato un gigantesco regalo, cioè io mi ricordo quando è entrato Alessandro, sapevo che sarebbe arrivato, io ero nervosissimo, cioè noi da non essere cattivo siamo diventati amici, profondamente amici, ma non avevamo mai più fatto nulla insieme. Quindi ho detto, e mo che famo? Questo è stato un po'... Però è arrivato così naturale questo... Non lo so, è stato ritrovarsi in un secondo in un luogo dove non entravamo più da... Quindi per questo vi ringrazio. E basta, aggiungerei questo.